Che cos'è la materia oscura? Nei primi anni 30 Fritz Zwicky ne ipotizza la presenza e 40 anni dopo Vera Rubin la conferma studiando in dettaglio la velocità di rotazione delle galassie. La sua presenza negli ammassi di galassie è cruciale per spiegare l'universo così come lo conosciamo. Ad oggi però la Dark Matter è ancora un gran mistero. Come nel gioco del "e se fosse", ne ipotizziamo l'esistenza, ma cosa sia esattamente non lo sappiamo. Sicuramente è necessaria perché ci aiuta a spiegare i movimenti di galassie. Per questo la CDM, ovvero la Cold Dark Matter, è una componente fondamentale di quello che oggi è considerato il modello standard della cosmologia. La materia oscura è un oggetto che, dato proprio il suo nome, non conosciamo e quindi il problema è di come andarla a cercare. Ovviamente ci sono molte tecniche e noi ne abbiamo, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, seguito quella che sembra ai nostri occhi, per le nostre conoscenze, la più promettente. La speranza è che nel silenzio cosmico di questo laboratorio, che è schermato da tutto ciò che viene da fuori, cioè dai raggi cosmici che non riescono a penetrare fino a lì, ogni tanto una particella di materia oscura decida di interagire con un atomo di xenon, devo dire con tutta onestà intellettuale che fino adesso non è mai successo. È sfuggente perché nessun laboratorio o esperimento finora è riuscito a svelarne la natura, eppure è un tassello di puzzle per comprendere l'espansione dell'universo e alcuni fenomeni cosmologici. I fisici hanno degli indizi e cercano delle WIMP, Weakly Interacting Massive Particle, particelle dotate di massa che interagiscono però debolmente con la materia barionica attraverso la gravità e l'interazione debole, e per questo sono molto difficili da individuare. Altri candidati sono ancora in pista, fra cui una forma di neutrino massivo. Un fatto è certo: senza materia oscura il modello standard della cosmologia sarebbe in crisi. La ricerca della materia oscura non riguarda solo gli esperimenti a terra. Nel campo delle missioni spaziali, l'Agenzia Spaziale Europea, con Euclid, procede, dopo Planck, a studiare l'evoluzione dell'universo cercando indizi di materia oscura nelle prime fasi di formazione delle galassie. Planck ha studiato il contenuto della materia oscura quando l'universo aveva circa 300.000 anni, dopo il Big Bang. Quello che farà Euclid per studiare questa materia oscura è ricavare dalla posizione delle galassie, in cui realizzerà una mappa sostanzialmente tridimensionale della posizione delle galassie, da come queste galassie, che sono i traccianti della materia, sono aggregate tra di loro, come sono distribuite nell'universo. Questo dipende dalle caratteristiche della materia oscura. Tanto effimera da sfuggire ai nostri strumenti, sia a terra che nello spazio. Per ora sappiamo che la materia oscura è solo uno dei componenti del lato oscuro dell'universo, insieme all'energia oscura. Ma c'è chi dice no. Secondo alcuni astrofisici, per esempio gli olandesi Margot Brouwer e Erik Verlinde, la materia oscura potrebbe non esistere, o meglio, non sarebbe necessaria a spiegare l'aggregazione delle galassie. Per alcuni la gravità andrebbe riscritta e per altri gli studi quantistici sarebbero i più adatti. La domanda legittima è, vabbè, ma se continuate a non trovarla, cosa farete? Dunque, questo è un problema interessante. Intanto, con tutta la nostra capacità tecnologica, noi non siamo in grado di esplorare quello che in fisica si chiama spazio delle fasi, cioè tutte le possibilità di manifestazione della materia oscura. È possibile che ci si debba in qualche modo arrendere, cioè forse esisterà un giorno in cui le capacità tecnologiche avranno esaurito la loro capacità di fornirci delle indicazioni sulla possibile esistenza della materia oscura. In quel caso io credo che saremo di fronte a un problema molto profondo della fisica moderna, un problema in cui dei nostri pregiudizi su come è fatto il mondo, la meccanica classica, l'elettromagnetismo di Maxwell, evidentemente erano dei pregiudizi e non delle teorie.
Questo esperimento che io ritengo il più promettente per la ricerca della materia oscura, l'esperimento Xenon ai laboratori nazionali del Gran Sasso. Questo ha in previsione, nel caso che non si scopra la materia oscura con cui in questa fase è un esperimento a molti tonnellate, e penso che, se uno prende le teorie correntemente in voga, potrebbe arrivare tranquillamente fino a 50-60 tonnellate prima di doversi arrendere. Però uno si ritroverebbe con 50 tonnellate di Xenon nei laboratori del Gran Sasso. Quindi con molta cautela, così come lo si è comprato, lo rivenderemo. Non vedo alternative. In conclusione, con tonnellate di Xenon o all'interno dei laboratori sotterranei al CERN o nei dati dei primi vagiti dell'universo, la caccia continua e tutto si può dire della materia oscura, tranne che sia passata inosservata.